detto che mo si deve fare la comunione, no? Sta facendo il catechismo, solo che non so quando, no, sta a scuola studia religione, ma finiti l'anno, ho detto ma non studia religione, ho detto che l'hanno fatto studiare l'anno, ho detto studia Gesù Cristo. Sì. Detto, come va finito? Dove siete arrivati? Non lo faccio. Detto, ma com'è alla fine? Muro, come si salva? A me sta un po' che non c'è la scuola. Allora una fatto capire che se riesce a fuia la coppa la croce. L'anno prossimo capire che la vita sarà pure la buona, no? Perché quando non c'era la dico un chiodo la cosa, ma non voglio proprio fare. Secondo me quando vede che amore, capite? Vai a casa, straccio un posto. Senti, un pezzo di Led Zeppelin che si chiama Black Dog, solo che uno partiva la capa bene, no? Io amma fare una fortuna, facemmo la base, dopo la base era finito proprio tutta l'energia, la pazienza, la profondità. Allora là uno quasi si doveva imparare il testo, se dovevi pure cantare, se non si può fare, dici vabbè non ti preoccupare, tu attacca. Allora, sai che facemmo? Il fino preso un materasso, marravoglio il materasso attorno con una sciglia e mi mise il microfono, c'è una scintilla grande, c'è io per niente, una specie di microfono bloccato, questa cinghia che mi deve, poi da sopra ci mise dei cuscini e da sopra ancora mi mise due più buoni, cioè, e praticamente io stavo là sotto e stavo quasi morendo e devo cantare sta cosa. Cioè, a un certo punto mi vedeva Carmelo che rideva, non capivo perché poi a un certo punto mi sa che mai forte. Andare ad aprire, no, cioè, le fai tutto sto coso, usci tutto sudato, rosso, e vi dico, mamma di Carmelo, mi guardava così. No, non diceva niente, dice, sai, più che la faccio, ma perché faccio? Solo che tu non te ne accorgi, perché quello sta lì una volta, poi ogni tanto faccio fino, ma possiamo parlare, se non ci sta nessuno, no? Allora facciamo i racconti, sa la starla, tutto, che ci va sulla. A un certo punto piglia dentro la mamma, dice che caspita ci dici, non è che. E la mamma sa ogni tanto fa, ma perché non facete un bel pezzo? Sai che dico, sì signora, si è rinnovato, sai? Un figlio che fa finta che si mette a dormire, capito? Quindi è così. Ce la pigliavamo con 6 mesi d'anticipo, cioè per un mese si va là, poi mi ha fatto stasera. Un secondo mese, oh però cazzo, ma fa veramente. Un terzo mese, ma se avessero la fa, chi suona qua? Insomma, finché si arriva al quarto, quinto, sesto mese. Sì, sì, hai capito. Finché si andava a parlare con questo del locale. Allora una sera mi diceva, allora mi dico, ma andiamo in questo locale. Andiamo là, arriviamo in questo locale, stanno facendo una cosa tristissima, cioè ci stanno questi saloni enormi, immensi, capito? Non ci stava nessuno, proprio nessuno. Stavano una decina di disgraziate proprio perse, tristissime, che stavano facendo una festa di addio al celibato. Cioè guarda, era proprio una cosa di una tristezza tremenda. E ci stava un soggetto proprio al re, uno che pareva che tanto stava morendo, tipo per vestire e andava champagne e che si cagavano un cazzo, figurati, cioè ho detto che se la via ce li fa, figurati ce li fa, una prima notte nostra, cioè no, dimmi un cazzo riesco, però è proprio andato lì, no vabbè, meglio, allora, microfono, pronti? Arriviamo alla sera, vabbè, la prima sera fecero questi, invece un ruolo da aspettate, è arrivato il cantante. Siccome quando tu arrivavi là ci stava un barista che era musulmano, è proprio per osservare i precetti della fede, faceva un bicchierone, lo giuro, guarda, cioè faceva come si chiama i negroni, cioè noi ci stavamo un negroni più disgraziati adesso, cioè proprio una cosa di questa. Però amica, saggio negrone! E c'ha presente la dimmi che non potevo fidanzare alla cena. Guarda, quando lei mi fece arrivare il cantante, andiamo a cantare qualcosa il signorino. Vabbè, si passa dal sorriso, 5 minuti dopo, sai che cosa che sa, solo quello che sta, no? Sai, dallo scherzo alla tragedia.
ci sparare. Perché il mio amico dice, oh, voglio, ma non ma poi il mio amico vanno a questa, dice, ma lui viene con l'archista. Cioè, a casa gli facevi questo, è molto un altro. Questo mi sembra se cammini, mi stai sparando un bambino. L'altro amico, che si mette a roba, invece, proprio così. E quando te ne puli, oh. Cioè, quando io dissi veramente, non mi rispose mai, cioè, proprio, così, chiamo a testimone uno, cioè, c'è una cosa tipo Overcraft, dall'ombra, dalle tenebre, chiamare a testimone, ma c'è, e già di mano si sente uno, e dice, certo, perché non lo so mettere in dubbio, dice, questo qua si raccatta di leone, ma veramente proprio il leone vero, e mi fece vedere pure dove... E che cazzo è così? Ah, boh, è certo, cioè, non è che vai a un puppy shop che ti cedi e un leone. Da quello, la grizzly, quello, da quello. Dai, che fa? Cioè, chiaramente, sotto le cose, mi sa che non c'era arrivato. Sai che le cose che fanno uno pacco, ci cioè metti un mitra a coppa, la droga, il cattano, il finalmente è sotto il muro. Se fanno uno fa pacco sorpresa. No, perché, era bello. No, questo è bello. Cioè, praticamente, e questo qua, se è tenuto un po' questo leone, poi dice che si ammalò il leone. Io non ci ho detto uno scuro e poi lo portò dal veterinario. Allora, no, io per esempio il veterinario, io lo so, questa sta vicino a casa mia, c'è un animale più grosso che ho visto un veterinario, è la nucella. A Bassocaglia, dove? No, a Savelli. No, perché capisci? Perché poi, esempio, che dal veterinario ci portano i canini in merda, cioè, lo dico a carti di che va, vorrei vaccinare a Mefistofo. Cioè, lì là si vaccinano direttamente, ci fanno... Ora, io mi feci l'iniezione al pitbull, ci facevo due spalle, tanto, dai un materasso. Ah, sì, signor Massimo. Tatuaggio. No, guarda, è tremendo. E praticamente questo qua, cioè, andò dal veterinario, disse, dice, vedi che sto leone, non sta buono. Cioè, chiaramente il veterinario, ah, fangula, questo qua, scegli, lui si sceglie, perché se no si faccia tutta a casa, faccia tutta cosa, tutta a me il capo. Dice, che fece? Prendi il leone, lo metti in un fiorino, sai il fiorino? Chiudo un leone in un fiorino, quindi un leone già andrà in altri, grazie. Chiuso nel fiorino, si fa tutti in viaggio, arriva dal veterinario. E questo qua, via, vado al veterinario, lo scemo, vado a un fiorino. Un veterinario che tutto si potete immaginare, guarda che ci sta. Allora, libero, anche una catena. Non lo so perché cazzo era. Cioè, praticamente ho detto come è andata a finire. Sai che visto la procura del tribunale, soltanto. Cioè, praticamente un veterinario indietro questo qua tutto sceppato con il leone. E poi non ho capito il suo leone che fine ha fatto, si sa quel numero. La sparatura no, secondo me l'ha fatto con quel regalo in comunione. Daniello con leone in a metà anni 70, questa specie di apostoli spessati, che però i cari hanno capito che se non c'è lo sobillano. Grazie mille! Cioè, che se la sembra sta cosa, prima comincia a fare, finisci finisce questa cazzo di cosa, cioè, io cari in guaria, il passivo, il passato, tutto. E tutti, oh, chi è Gesù Cristo, oh, chi è il Signore, chi è? Ti guardi, sempre, non porta nemmeno il umano sulla barca, signore, sai perché stanno, se ne fa un... qualche discepolo cacacazze, capite? Sai chi dirà che insoffrano? Gli dico che insoffrano, cioè tipo Tommaso. Signore, sai che comincia a tizio italiano? Signore, ma non è scritto che camminerai sulle acque. No, ma io faccio uscire. Sai che comincia a comunicare la barca? Ma io fanno cadere a ma Gesù Cristo te lo immagini old school o anni 70? Lui disse è pericoloso. Questi sono io che facciano pazza, no? Ma
No, no, c'è un tipo Gesù Cristo. Ah, adesso che vanno. Senti, no, i panni c'è una specie di sacco di uova. Ma che la piovene. Se c'è sempre più lente, non è che. E capito, fanno cadere a mare più. E poi se ci fanno lo scherzo con la barca, così. Che. E questo dove fa? E poi aspetta, che dove fare? Ho fatto il brusolino, già fatto? Il brusolino. Come stai? Ah, non si appiccicava la mamma. No, perché. Però sai.